Buongiorno. In questi complementi sulle medie analitiche ti presento innanzitutto un approccio alternativo a quello di Chisini alla definizione di media. Un approccio che traduce formalmente l'idea intuitiva di media come centro di un insieme di dati. Dal punto di vista numerico arriveremo alle stesse formule che abbiamo visto nella teoria di base. Però, oltre a supportare l'interpretazione della media come centro, questo approccio è importante perché consente di unificare sul piano concettuale le medie analitiche e quelle di posizione. Le une e le altre, infatti, emergono in modo naturale da questo approccio, cosa che non accade con il criterio di Chisini. Nel resto della lezione ti presento la media di potenze di ordine R, che generalizza le medie analitiche che abbiamo visto nella teoria di base e le sue proprietà fondamentali, una delle quali, tra l'altro, qualifica anche la media di potenze come centro dell'insieme di dati. Questa parte della lezione è molto tecnica. Se per il tuo esame gli aspetti formali non sono importanti, puoi certamente tralasciarla senza pregiudicare la comprensione del resto. Oppure puoi limitarti a leggere le proprietà della media di potenze ignorando le dimostrazioni. Cosa si intende per media come centro di un insieme di dati? Considera un carattere x osservato su n unità statistiche. I dati formano la serie statistica x1, x2, eccetera, fino ad xn. Per determinare il centro di un insieme di elementi, dobbiamo poter misurare la distanza tra questi elementi. In genere non esiste un solo modo. E al variare del metodo di misura possiamo aspettarci distanze diverse tra gli stessi elementi e quindi centri diversi dello stesso insieme. Una definizione piuttosto generale di distanza è questa. La distanza tra due elementi A e B dell'insieme è la differenza in valore assoluto e a potenza m della trasformazione di A e B tramite una funzione f che supponiamo crescente affinché l'ordine tra A e B si conservi dopo la trasformazione. Indichiamo questa distanza con dfm di AB e la chiamiamo distanza di ordine m secondo f tra A e B. Al variare di f e di m cambia il modo di calcolare la distanza tra questi due elementi. Vediamo qualche esempio analitico. Se f di x è uguale a x ed m è uguale a 0, la distanza tra a e b è il modulo di a-b elevato alla 0. In altre parole, la distanza vale sempre 1, salvo il caso in cui A e B coincidono, ed allora la distanza vale 0. Probabilmente questa distanza ti sembra un po' artificiosa, ma pensa a questo esempio. Supponi che i dati siano tempi realizzati da un gruppo di atleti impegnati in una gara podistica. Hai scommesso su tutte le possibili coppie di atleti, in questo modo. Se i due atleti realizzano lo stesso tempo, vinci 100 euro meno la giocata, altrimenti perdi la giocata. Potresti misurare la distanza tra due atleti come differenza tra i loro tempi di gara, ma ai fini di valutare l'esito delle scommesse c'è una via più semplice. A te non interessa la differenza tra i tempi. L'unica cosa che conta è se i due atleti hanno fatto lo stesso tempo, ed allora hai vinto la scommessa, oppure un tempo diverso, nel qual caso hai perso la scommessa. Per distinguere i due esiti, ti basta definire la distanza tra A e B pari a 0 se A uguale B e pari a 1 se A è diverso da B.
Applicando questa distanza a tutte le coppie di tempi e contando gli zeri, otterrai il numero di scommesse vinte, mentre contando gli uno otterrai il numero di scommesse perse. La distanza in questione è proprio quella che vedi scritta sulla lavagna. Andiamo avanti. Se f di x è uguale a x ed m è uguale a 1, la distanza tra A e B è il modulo di A meno B, cioè la distanza tra punti della retta che ben conosci. Se f di x è uguale a x ed m è uguale a 2, la distanza tra A e B è A meno B al quadrato. Trattandosi di un quadrato, si può omettere il valore assoluto. E così via. Ok, adesso definiamo questa nuova funzione. SFM di C è la somma di tutte le distanze tra le osservazioni e la variabile C. È in pratica la distanza totale della serie X dal valore C. Cos'è la media di potenze di ordine R? Ti introduco la media di potenza di ordine R tramite lo stesso esempio che ho utilizzato nella teoria di base per le quattro medie analitiche più note. L'esempio, te lo ricordo, aveva per protagonista un soggetto chiamato ad investire il proprio denaro in 10 banche, ciascuna delle quali offriva tassi di interesse e quindi fattori di montante X diversi tra loro. Al variare del problema di investimento si ottenevano medie diverse, applicando il criterio di Chisini. Ora, considera questo problema qui. Cosa succede se l'investitore deposita 1 euro in ogni banca per R anni? Quanto sarà il suo ricavo finale? Il ricavo dalla banca 1 si calcola applicando ogni anno il fattore di montante X1 al saldo dell'anno precedente. Siccome gli anni sono R, il ricavo finale sarà X1 elevato alla R. Applicando la stessa logica anche alle altre banche, si ha che complessivamente l'investitore ottiene la somma delle potenze R-esime dei fattori di montante. Chiamiamo F questa funzione che esprime il ricavo totale dell'investitore dopo R anni. Ora ci chiediamo, qual è il fattore di montante medio MR che lascia invariato questo ricavo totale? Applicando la condizione di invarianza del criterio di Chisini, si trova che la somma dei fattori di montante a potenza R deve essere pari a MR elevata alla R sommata 10 volte, cioè 10 per MR elevata alla R. Dividendo per 10 ambo i membri ed applicando la radice R-esima per isolare MR a primo membro, arrivi a questa formula che definisce la media di potenze di ordine R dei fattori di montante. Se tutte le banche applicassero questo fattore medio, il ricavo totale dell'investitore dopo R anni sarebbe esattamente quello che ottiene con i fattori di montante effettivamente praticati. La prossima proprietà che ti mostro è questa. La media di potenze minimizza la somma degli scarti R-esimi al quadrato. Cioè, se definisco scarto R-esimo da un qualsiasi valore C, la differenza tra xi alla r e c alla r, ne considero la somma al quadrato, pesata, e penso a questa quantità come una funzione grc, ecco che mr è un minimo assoluto di tale funzione. Attenzione, nel caso particolare in cui tutti i pesi pi valgono 1, cioè in caso di media di potenze semplice, non pesata, la funzione grc coincide
a meno della costante 1 su n, con la funzione SFMC che abbiamo incontrato all'inizio della lezione parlando di medie come centri dell'insieme di dati. In effetti, se nella funzione S specifichi f di x uguale x alla r ed m uguale 2, ottieni esattamente la funzione grc. Quindi la quantità che minimizza la g è anche la quantità che minimizza la s, e tale quantità è appunto la media di potenze di ordine r. Quindi la proprietà che ho enunciato e che sto per dimostrarti qualifica di fatto la media di potenze di ordine R come centro dell'insieme di osservazioni di ordine 2 secondo la funzione x alla R.